Gentili telespettatori, ben ritrovati. Rubrica di economia con il nostro ormai amico direttore generale della BCC di Aquara, Antonio Marino. Ben trovato, direttore. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, siamo subito sul pezzo. Appena terminate le consultazioni elettorali, nuovi sindaci in 26 comuni del Cilento, qualcuno è stato pure rieletto. Allora, prima, dietro le quinte, mi dicevi, mi fa piacere, insomma, fare anche gli auguri a tutti coloro che sono stati eletti appunto in questa ultima tornata del 3-4 ottobre. Prego, direttore. Ah, è del tutto evidente che facciamo gli auguri a tutti gli eletti, insomma. Non è che... è bello, secondo me, per certi aspetti fare il sindaco perché ti dà la possibilità di dedicarti agli altri, insomma, no? Quindi è di servire la comunità. E quindi questa è una bellissima cosa. E quindi chi si candida per servire la comunità comunque va apprezzato e gli va augurato ogni bene, insomma. Però questa tornata elettorale mi dà l'opportunità di fare due riflessioni. Una, che il numero di quelli che vanno a votare vota uno ogni due persone, quindi il 50% non vota, la metà non vota, e questo, insomma, dovremmo interrogarci su questa cosa, perché c'è una disaffezione e quindi bisognerebbe anche trovare un correttivo, perché non è possibile che a decidere le cose sia la metà della popolazione. E poi c'è un'altra cosa che forse va a braccetto con quella di prima, è che in molti comuni del nostro Cilento, dappertutto, abbiamo visto che c'è una sola lista. Non si riescono a fare nemmeno due liste, perché non ci sono candidati, insomma, detto francamente. Quindi questa fuga dalla politica, sia da parte degli elettori, sia da parte dei candidati, è qualche cosa che ci deve far riflettere, insomma, ecco, perché non è possibile che non si faccia nemmeno, non c'è competizione in molti paesi. Io ho detto anche in altre occasioni che io la prima cosa che correggerei, toglierei di mezzo la preferenza unica, perché la preferenza unica nei nostri piccoli paesi genera solo divisioni, ostilità, rancori, divisioni, insomma, che non servono nelle piccole comunità soprattutto. Dagli la possibilità di fare tre preferenze, perché è la cosa più democratica, tra l'altro, perché poi con la preferenza unica generalmente vince chi tiene più clienti, insomma, non chi tiene più stimatori, che sono due cose diverse. Generalmente il voto si dovrebbe dare per stima, però vediamo che poi viene dato più delle volte per clientela, ed è un dramma, e questo anche porta anche un abbassamento, a mio modesto avviso, del livello culturale degli eletti. Certo, giusta considerazione, sono d'accordo con te. Passiamo adesso invece ai dati economici della BCC di Aquara. Al 30 settembre 2021 registrate una soglia di più di 20.000 conti correnti attivati presso il vostro istituto. Raccontaci un po'. Beh sì, effettivamente per la prima volta abbiamo superato la soglia dei 20.000 conti correnti in essere. Da qua a fine anno cresceranno ancora sicuramente. Questo è già un dato molto significativo, questo la dice lunga anche sull'appetibilità dei nostri conti correnti, perché se non fossero appetibili non sarebbero scelte dalla clientela, quindi prendiamo il lato buono, diciamo. E poi abbiamo superato i 400 milioni di raccolta, quindi la raccolta, cioè i depositi della clientela, crescono. E questo è un altro dato che ci fa capire però che la raccolta, cioè i depositi da dicembre a oggi, da fine dicembre scorso a oggi, sono cresciuti del 15%, mentre i prestiti sono cresciuti solo del 3%. Quindi questo fa capire ancora che non c'è, da parte delle famiglie, delle imprese, non c'è tanta fiducia ancora nel futuro, insomma, no? Perché si mette più da parte che non si investe. Questo è un dato su cui dovremmo anche qui riflettere. Assolutamente sì.
Assolutamente sì, bisogna ritornare ad investire, direttore, pure perché Sì, la se vogliamo la ripartenza. crescita, bisogna investire. Senza investimento non c'è crescita. A volte sembra quasi che nel nostro Cilento, si abbia la paura proprio di investire, ma l'investimento fa parte appunto, cioè il gioco è proprio quello, cioè se avessimo tutti quanti la certezza che l'investimento porti poi ad un sicuro successo, allora voglio dire, non ci sarebbero poi un po' tutte le indecisioni e le situazioni diverse della Penso vita. che il nostro futuro, se deve essere roseo, dobbiamo intravedere tre dimensioni di sviluppo sostenibile, tre dimensioni di sviluppo sostenibile, cioè che siano veramente praticate. Una sicuramente in campo economico, nel senso che l'economia deve essere più alla portata di tutti, anche quello che stiamo facendo noi, piccole banche, stiamo dando sostenibilità alle famiglie e alle piccole e microimprese. Questa è la prima cosa. E su questo io mi sento di dire che le banche piccole, le banche locali lo stanno facendo, perché c'è questa fuga delle grosse banche dai nostri territori, mentre restano al servizio delle famiglie e delle piccole imprese solo le banche di credito cooperativo. Poi ci vuole una sostenibilità sociale, nel senso che bisogna abbassare le diseguaglianze tra ricchi e poveri. E qua è un lavoro non facile, però è un lavoro che si può fare. E qua ci vuole lo Stato, però è importante questa sostenibilità sociale, cioè questo abbassare la soglia tra ricchi e poveri, perché dove ci sono delle diseguaglianze c'è sempre il rischio di fazioni, di rancori, insomma, queste cose che abbiamo Anche insicurezza, in direttore, sicurezza, un po' di permettimelo, tutto, perché quello questo. poi scatena, no, tutta la rabbia. E poi c'è la sostenibilità ecologica, che è la madre di tutte le battaglie, cioè in effetti oggi ogni cittadino produce tanta, tanta anidride carbonica e quindi bisogna abbassare la produzione di anidride carbonica, solo così possiamo fare. Questo lo devono fare gli stati, non lo possiamo fare noi. Un po' lo potremmo fare anche noi, perché tutti noi siamo portatori di cattive abitudini più delle volte, però c'è bisogno di grandi rivoluzioni in campo ambientale, altrimenti lo stiamo già vedendo, il clima, quante penalizzazioni ci sta portando. Certo, io credevo che cioè, non ci fosse la possibilità di potersi dedicare a livello mondiale al clima, però sembra che con il PNRR, insomma, ci saranno molte attività e iniziative che vanno in quella direzione, o sbaglio. Quindi la pandemia forse ha portato questo sviluppo. PNRR è un qualcosa che riguarda l'Italia e ancora non sappiamo che ci porterà sulla sostenibilità ecologica. Il dramma del mondo è che i maggiori produttori di anidride carbonica sono gli stati più grossi, Cina e Stati Uniti in testa, e sono quelli che non ne vogliono sapere di abbassare la produzione di anidride carbonica. Per cui sono loro che dovrebbero cambiare cultura ambientale. Non lo so se e quando lo faranno, insomma. Senti, per chiudere, c'è un'iniziativa interessante con una serie di università, se non sbaglio, della BCC di Aquara in condivisione. Raccontaci un poco questo nuovo Questa progetto. iniziativa si chiama Start Cup ed è la coppa consegnata, il premio, diciamo, consegnato alle start-up, che sarebbero le imprese che partono, che innovano soprattutto, no? È un'iniziativa a livello nazionale. Noi in Campania siamo partner di tutte le università campane in questa cosa e noi premieremo il 29 ottobre prossimo presso l'Università Federico II di Napoli il giovane che ha fatto l'iniziativa più innovativa. E come dicevo prima, l'innovazione tiene conto proprio di questo. Questa iniziativa va nella direzione di incentivare iniziative che guardino alla sostenibilità
dei tre fattori principali che dicevamo prima, cioè sostenibilità in campo economico, sociale ed ecologica. Quindi chi, il giovane che farà un'iniziativa, un'innovazione di questo tipo in uno di questi tre campi riceverà questo premio. Quindi è tutto che si lega, insomma, ecco, dobbiamo solo aspettare la creatività, che è tanta, da parte dei nostri giovani. E questo lo sapremo il 29 di ottobre prossimo, quando andremo a premiare per vedere qual è stata la risposta da parte dei giovani. Molto bene, direttore, grazie. Grazie per... Però, dicevo, è bello che la nostra banca, per piccola che sia, stia su uno scenario così ampio, no? Di collaborazione con tutte le università, e diventa un riferimento per tutti i giovani universitari che si confronteranno tra loro per cercare di vincere questo premio. Insomma, ecco, è una bella cosa. Possiamo considerarla anche una banca giovane, vicino ai giovani? Sicuramente sì, perché i nostri dipendenti hanno un'età media sotto i 40 anni, quindi è più giovane di così. E anche il nostro direttore è giovane, nonostante... Io guasto la media. Sei giovane dentro, direttore, poi insomma... Vabbè. Anche televisivamente parlando funzioni alla grande, lasciamelo dire. Va bene, grazie. Grazie direttore, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie come sempre per le tue pillole economiche di saggezza. Arrivederci. Ciao.